Ciao ragazze, allora eccomi qui con un altro video. Vi avevo già fatto il video di tutti i miei smalti, ora volevo farvi i video degli altri prodotti che ho, così vedete un po' tutta la mia collezione. Oggi volevo parlarvi delle matite. Inizio subito perché devo farvi vedere un sacco di matite. Allora, iniziamo con Kiko. Ho queste matite. Allora, iniziamo con la linea normale. Allora, ho questa matita che è la 103 ed è un color lilla e non scrive tantissimo dentro l'occhio, però vabbè. Comunque, le recensioni, se avete bisogno di qualche recensione, scrivetemelo sotto. Ora non le faccio perché sennò non finisco più. Poi della stessa linea ho la 101, che è quella dorata, che è questa. Poi ho la 100, che mi piace molto, è grigia e scrive molto bene, vedete? Poi ho quest'altra linea della Precision Eye Pencil, ho la viola, che è la 302, che chiaramente è più scura di quell'altra linea. Questa è proprio viola. L'altra era più lilla ed è più perlata. Questa, vedete, è proprio viola. Poi ho della Vibrant Eye Pencil, ho la numero 606, che è molto bella, è un colore particolare, è proprio un verde acqua, comunque molto acceso, molto molto acceso. E poi ne ho due della Glamorous Eye Pencil. Io ho la 400, che è quella dorata, che l'ho presa in sostituzione di questa perché questa, come avete visto, è quasi finita. E questa scrive molto meglio dentro l'occhio ed è ha una tonalità un pochino diversa. Questa è un pochino più scura. Ecco, vedete, sì. Questa è un pochino più, secondo me ha un sottotono rosso questa. E poi ho la 412, io spero che i numeri siano ancora quelli, che è un verde, comunque un verde né troppo chiaro né troppo scuro, diciamo. Metti a fuoco. È così. Poi, e queste sono le mie matite Kiko. Poi ho due matite dell'Avon, una è la mia matita nera preferita e della linea Color Trend, non ha numero penso, è semplicemente un nero e mi piace un sacco perché scrive benissimo dentro l'occhio e mi dura un sacco, specialmente se fissata con l'ombretto 84 di Kiko. Ed è anche un nero abbastanza, Dio, non è proprio scurissimo come nero, cioè ce ne sono anche di più scure, però non mi dispiace, cioè non è nemmeno un nero grigiastro. E poi ho la marrone, che l'ho presa perché appunto, siccome mi piaceva il nero, ho detto prendiamo anche la marrone. In realtà questa non dura un po' meno, è un marrone medio, non è scurissimo. Quando l'ho andata a me qua sembra più scuro, quando è andato a metterla dentro l'occhio non è proprio scurissimo e ha dei riflessi, cioè sì, diciamo che è un marrone medio. E queste sono quelle dell'Avon, appunto. Poi ho un po' di matite di Essence. Allora, una matita è questa gialla, che è la numero 17 Neon Sweetie, e l'ho presa da usare come base.
ed è proprio giallo, perché è raro comunque trovare una base gialla, e quindi ho deciso di prenderla. Poi ho questa qua, che è un color bronzo ed è la zero, è della linea Sun Club ed è la 02 Lake Shore. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Sì. Ok, Lake Shore. Ed è un marrone però bronzato. Diciamo che qua c'è scritto waterproof, in realtà viene via subito, cioè non è per niente waterproof secondo me. A me non dura, però mi piace il colore. Poi ho quest'altra, che è penso della linea normale, è un casual pencil, numero 16, Check Me Out. Metti a fuoco, sì. Ed è questo color blu verde petrolio, molto molto bello, bellissimo, mi piace un sacco. E poi ho due di questa linea long lasting. Allora, una la uso praticamente spessissimo ed è la 10 Almost Famous, che non vedete, sì, vedete, molto molto bella, cioè più che altro la uso, come sapete, all'interno dell'occhio, vedete l'ho quasi finita, la uso all'interno dell'occhio per rischiarare un po' il tutto quando no. Bene, ho appena rotto la punta, per rischiarare il tutto quando ho gli occhi rossi, ed è un rosino perlato molto carino. Ho appena rotto la punta. E poi ho questa, che è la 11 Go Wild, e diciamo che la sto usando poco, la uso soprattutto, diciamo, sopra l'occhio, perché all'interno dell'occhio dà l'effetto un po' stanco, perché questo questo fucsia porpora con dei riflessi blu, e la sto usando poco, diciamo. Poi ho due matite di BU che adoro, e sicuramente ne prenderò altre di BU. Io ve le straconsiglio queste matite, perché scrivono benissimo e durano tantissimo proprio dentro l'occhio, proprio tanto tanto tanto, anche senza fissarle. Io ho la 670, e che è questo verde bellissimo, è bellissimo dentro, colorando la rima interna mi sta veramente bene, perché risalta il verde degli occhi. E poi ho la 646, che è questo marrone scuro che vi avevo già fatto vedere, comunque ve la faccio rivedere, è proprio un marrone scuro, vedete che è più scura di questa, e ve le straconsiglio. E poi ho una matita di Makeup Forever, una Kwai, che è la 7L, ups, questa, la 7L, ed è waterproof, ed è questo azzurro acceso con dei brillantini, carina, però secondo me non scrive moltissimo. Non so, cioè, tenendo conto che costa 15 euro, infatti non le ho più riprese le Aquais. Poi ho tutte delle, allora, ho delle, diciamo, delle matite tipo di cui non so precisamente la marca, tipo, ah no, beh, questa è di Miss Broadway, ed è una matita blu, perché cercavo una matita blu e quindi l'ho presa di Miss Broadway, ed è quello che io definisco blu di Prussia,
Sì, è proprio una tonalità carina di blu. Servirebbe anche una blu più scura, quindi se avete qualche, non so, matita blu più scura da consigliarmi, scrivete sotto. Poi ho questa matita bianca, che è quella che uso spessissimo, però non vi so dire di che marca è, ce l'ho da parecchio tempo e l'avevo presa, mi sembra, in uno di quei negozi tipo tutta 1 euro. L'avevo presa, non mi ha mai fatto allergia, non mi ha mai dato problemi ed è un buon bianco, scrive anche all'interno dell'occhio. Vediamo, adesso non ha la punta, però ecco, spero possiate vedere. Poi ho una matita che dovrebbe essere di Arianna, non vi so dire il numero anche di questa. Ah, quella di Miss Broadway non ha il numero, no. No, anche questa non vi so dire il numero, di questa non vi so dire il numero, ma è un altro verde. Come vedete sono abbastanza fissata con i verdi. Ed è, questo è un verde marcio, tipo. La uso, non spessissimo, però la uso abbastanza. Poi ho una matita, che mi sembravo trovata in un giornale, una matita nera normalissima, che però scrive benissimo all'interno dell'occhio, ma benissimo proprio. Ho fatto uno swatch un po' così, però vabbè. Ok, poi abbiamo due matite che avevo trovato in uno di quei set che mi avevano regalato, diciamo che non hanno proprio una vera e propria marca, e questa è marrone, è un marrone piuttosto chiaro, diciamo, medio, e questa è nera. Scrivono bene, eh? Anche questa nera, guardate come scrive bene. È anche un bel nero intenso. Sono carine. Poi ho questa matita di Project, che non ha numero e che la odio. L'ho usata, non l'ho mai usata praticamente, perché non scrive. Cioè, guardate, io ora pigio tantissimo, ma non riesco a farla scrivere. E il colore non è male, ma non scrive, cioè non scrive. Infatti, boh, la cestinerò, penso. Non lo so, la tengo lì magari per fare qualche lavoro così, però non scrive. È durissima, mi fa male persino. E poi c'è una di Elizabeth Arden, che in realtà è di mia mamma, che però me l'ha data. Si chiama Amber, è il numero 05. Ed è anche questo un marrone, ve la metto qua. Sono abbastanza simili, eh. E l'ho presa perché tanto mia mamma non lo usava. Questo marrone qui, questo qui, ecco. E niente, queste sono tutte le mie matite. Se avete bisogno di qualche recensione, me lo scrivete sotto. E niente, ci vediamo al prossimo video, farò poi dei video vari, appunto, in cui vi presento poi tutta la mia collezione make-up, rossetti, lucidalabbra, eccetera. Ciao ciao, ci vediamo al prossimo video.